come in tante parti della città dove siamo costretti a intervenire, poi abbiamo sempre delle sorprese. Abbiamo scoperto qui che il muro di contenimento di questa scala importante era privo di fondazioni, quindi abbiamo dovuto rifare le fondazioni, ne abbiamo approfittato per realizzare una rete fognaria che non c'era e per mettere in sicurezza tutta questa salita. È un bel intervento, alla fine sono stati 300.000 euro, ma è importante che il fatto che con questo intervento noi avviamo tutto il programma di piccole manutenzioni ed interventi nei quartieri, utilizzando un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti che ci è stato finalmente concesso. Quindi diciamo che da fine gennaio noi cominceremo gli interventi per la pavimentazione stradale, cominceremo con due priorità: le aree a ridosso delle stazioni della metropolitana, in modo particolare a Torrione, via Pietro del Pezzo, e poi la fascia del mercato di via Robertelli, dove insistono i punti vendita delle pescherie, che è obiettivamente rovinato, e poi faremo il programma che riguarda un po' tutte le strade di tutti i quartieri, per quelle che saranno le risorse ovviamente a nostra disposizione, ma diciamo che con questo intervento noi avviamo il programma delle manutenzioni dei quartieri. In questo programma rientrano anche i tre bandi che scadono il 15 gennaio su manutenzione stradale e fognaria? Esattamente, qui abbiamo fatto un tentativo innovativo, anziché attendere soldi della Cassa Depositi e Prestiti, sapete che ormai in Italia non c'è più un euro a disposizione dei comuni, abbiamo inventato questa nuova procedura, la permuta. Noi offriamo alle imprese che si dichiarano disponibili a fare lavori di manutenzione, ognuna per un euro, per un milione di euro, offriamo degli immobili in permuta. Io credo che sia interessante per tanti imprenditori acquisire degli immobili, ristrutturarli e venderli sul mercato libero e dare in cambio al comune opere di manutenzione stradale dei quartieri.